Dottoressa Zaretti, buongiorno. Il commissario Pomponio ha permesso la prosecuzione dell'iter per il recupero del piano terra di Casa Gallini. Questa volta niente critiche, quindi. Sono lieta di aver saputo che il commissario prefettizio ha permesso la prosecuzione dell'iter per il recupero del piano terra di Casa Gallini, ossia non l'ha ostacolato. Un iter che ho avviato io perché ho profondamente desiderato rendere Casa Gallini un vero e proprio polo culturale. Il nostro archivio storico, dove prima erano i miei uffici della cultura, non è né ben fruibile né nel miglior stato per conservare la ricca documentazione in nostro possesso, per cui come la provincia ha liberato questi locali ho pensato subito di farci trasferire l'archivio storico. Questa volta non ha ostacolato, sembra quasi una provocazione. No, non mi permetto di dire, spero che tutti i progetti che ho avviato vengano realizzati in questo periodo. Parlo non soltanto quindi di questo trasferimento dell'archivio, lavori che dovevano proprio partire entro giugno come avevo programmato e che hanno un cospicuo finanziamento grazie naturalmente alla progettualità che è stata lavorata da parte della Regione Lombardia, ma parlo anche dell'iter che ho avviato per la realizzazione di uno svincolo sulla tangenziale di Voghera per mallevare le aree urbanizzate di strada Folciona, Rondò, Carducci dal passaggio di ben 100 camion al giorno per arrivare al centro di raccolta rifiuti. Una opera che io ritenevo assolutamente importante per la città. Parlo poi di come sia necessario da parte di un'amministrazione comunque seguire, anche se poi gli attori coinvolti possono essere diversi come ASM, come Paviacqua, eccetera, ma l'implementazione della rete fognaria cittadina, ci stavamo lavorando tantissimo io e il sindaco, e questi sono solo alcuni dei lavori che riguardano la città, naturalmente la riqualificazione delle strade, era in programma e volevo fortemente la riqualificazione del manto viario di tante strade cittadine, naturalmente step by step in base alle disponibilità economiche, a partire dalla via Emilia, da piazza San Bovo, piazzale Querleri, alla via De Pretis, a tante altre strade della città, adesso mi vengono in mente queste del centro, ma non soltanto naturalmente, all'implementazione dell'illuminazione pubblica e a tante migliorie che avevo in mente che avrei realizzato sicuramente in questi mesi. Si è parlato molto in questi giorni della richiesta di sospensiva dell'ex sindaco Barbieri, rigettata dal Consiglio di Stato. L'ex giunta di centrodestra, direi all'unanimità, si è detta dispiaciuta perché ciò prolungherà i tempi. Dispiacere che secondo Ghezzi e il centrosinistra non sono altro che bugie, in quanto a loro avviso questo ricorso non ha fatto altro che prolungare i tempi. Cosa ne pensa? Guarda, anche mia mamma qualche volta quando ero piccola mi diceva che dicevo bugie. Allora io ribadisco quanto già ho affermato, ovvero sia che il nostro lavoro sulla città e con la città penso che sia sia stato verificato da tutti, così come credo che la nostra credibilità non si possa mettere in discussione. Io parlo per me personalmente, posso avere un carattere che può piacere o non piacere, posso aver fatto o fare delle cose che possono piacere o non piacere, ma la nostra credibilità e quello che diciamo è sicuramente da riconoscere. Dico anche un'altra cosa, in questo periodo, tra pochi giorni, 2 anni fa, io aprivo al Castello Visconteo, che io ho aperto per la prima volta e adesso è di nuovo chiuso, la mostra su De Chirico, una mostra che ha richiamato persone anche da molto lontano. Ho aperto il castello dell'anno scorso con tutta una serie di eventi che hanno richiesto, oltre che naturalmente una progettualità per ottenere fondi esterni, anche tantissimo sforzo fisico e personale, che non era poi necessario, infatti si vede che in questo periodo non è necessario. Spero comunque di poter tornare veramente a ridare alla città tutte quelle, anche il mio entusiasmo, la mia voglia di fare e i risultati che insieme abbiamo ottenuto. Parlo anche di Voghera sotto le stelle, vedremo come andrà, parlo anche di comunque tutte le iniziative per rivitalizzare il commercio a breve, medio e lungo termine che avevo in programma.
partendo da iniziative naturalmente di intrattenimento, di aggregazione e di socializzazione, quali potevano essere il Basker Festival, quali dovevano essere iniziative che avevo già programmato e per cui avevo già cercato di individuare i fondi esterni, naturalmente, iniziative nei quartieri, iniziative tra la pera e la circonvallazione esterna, quindi per rivitalizzare anche quelle aree che abbiamo visto sensibili e con delle criticità effettive. Per cui tante erano le iniziative in programma, queste a breve termine, ma naturalmente poi con la creazione del distretto della cultura e del commercio e con la sinergia operativa con tutti gli enti preposti, si sarebbe voluto veramente realizzare un rilancio del commercio del territorio, anche indirizzato, anche strategico. Spero di tornare presto a lavorare per la mia città.